che è scoppiato il caldo incredibile, rimaniamo in tema e ci buttiamo in un assaggio di ristorante marocchino. Dove siamo? Siamo a Legnano e oggi proviamo, in realtà l'abbiamo già provato, però vabbè, lo riproviamo per voi, Umi Bistro Marocchino. Dai, che andiamo! Umi Bistro Marocchino ha aperto a Legnano in zona Canazza a fine 2021. Il locale, aperto a colazione, pranzo e cena, con i suoi profumi e i sapori autentici, vi trasporterà direttamente in Marocco, senza dover prendere l'aereo. Qui tutto è cucinato con cura e al momento. E il menù è per tutti i gusti. Oltre ai piatti di carne e di pesce, sono disponibili molte opzioni vegetariane e vegane. Umi è a gestione familiare. In sala verrete accolti da Irene e Badreddin, con il quale potrete anche organizzare un vero viaggio in Marocco, mentre ai fornelli sentirete la mano esperta della sorella Laila, con le sue ricette tradizionali. Umi, che in arabo significa madre, è stato scelto proprio per ringraziare le madri, grazie alle quali tradizioni e sapori resistono nel tempo. Allora, sei pronta per questa esperienza? Prontissima! Oggi ho provato di tagine, perché l'altra volta ho preso il couscous e ci mangiavamo praticamente in tre. Oggi mi regolo un attimino. Tagine vegetariana, per te? E per me invece una tagine di manzagro dolce con le prugne, quindi l'avevo già assaggiata, lo ammetto, ma sono sul sicuro questa volta e sono certo che sarà molto particolare anche da consigliarvi. Direi che hai imparato completamente. Manzo tenerissimo, ragazzi. Il sapore ottimo, anche perché va a contrastarsi con l'agrodolce delle prugne e da provare assolutamente consigliatissimo. Ma che bello, ma che bello! Tutto per te vegetariano, hai visto? Ma spiegaci cosa c'è in questo tagine. Abbiamo ceci, olive verdi, carote e patate. Buonissimo! Cosa mangi? Lo devo finire io, perché tu non ce la fai più, farò questo sforzo. Ragazzi, scarpetta tattica. Poi vogliamo parlare di quanto è buono questo pane che fanno loro. Buonissimo. Qual era più buono, il mio o tuo? Il mio, ma ovviamente perché a me piace l'agrodolce, quindi non posso paragonarli, però sono ottimi. Era buono anche il mio, sì. Così buonissimi. Ascolta, ma il dolce? Ce lo facciamo. Vai Miki, cosa hai preso tu? Io ho preso, in realtà non me lo ricordo, sono dolci tipici marocchini, dei biscottini che ho già provato e quindi vado sul sicuro. E ti ricordi cosa ho preso io? Tu hai preso la cheesecake e fiori d'arancia, se non erro, che l'hai presa anche l'altra volta e ce l'ha piaciuta un sacco. Posso assaggiarla? Vabbè, dai, come al solito devo dire. C'è anche il primo pezzo. Buona. Posso mangiarla anch'io adesso, vero? Sì, va bene. Ok, dai, grazie. Concesso. Come dicevi tu prima, bella speziatina, ma buonissima, ragazzi. E poi i dolci li fanno tutti loro. Esatto. Chi paga? Pago io. Paghi tu o pago io? Pago io. Paghi io, tu? Dai. Che miracolo.
Beh, come avete notato sicuramente siamo molto soddisfatti del pranzo, eravamo già stati, ma mi siamo andati sul sicuro, lo ammettiamo. Da sottolineare che sono anche convenzionati Avis, per chi è donatore come me è Avis, quindi c'è un piccolo sconto sulla parte di caffetteria. Quindi, per la colazione, dopo la donazione venite a fare colazione qua. Esatto, anche perché l'Avis è a fianco praticamente, l'Avis di Legnano è a fianco al ristorante, quindi è un passo e mezzo. Michi? Oh, buonissimo, veramente ottimo. Porzione meno impegnativa del couscous, che era una montagna quello dell'altra volta, però comunque tantissimo. E niente, buonissimo. Ci torniamo sicuramente. E niente, come al solito, seguiteci sui nostri social, su YouTube, ovviamente sta già vedendo adesso. Instagram, TikTok. Tutto, mettiamo come sempre tutto in descrizione. Mi raccomando, follow canale YouTube, mi piace il video e ci vediamo al prossimo filmato. Ciao a Ciao. Tutti! Hai visto, ce l'hai fatta.